Ma ciao ragazzuoli, come state? Da quanto tempo? Sembra essere passata un'eternità, mamma mia, mamma mia. E vabbè, allora, come avete passato quest'estate un po' strana, un po' particolare? Spero comunque tutto bene, spero che vi siate rilassati, divertiti. E noi oggi finalmente siamo pronti a tornare su Ark. Prima di tutto vorrei ringraziare il mio fantastico nuovo computer che ho deciso di chiamare Megatron perché è super fantastico, meraviglioso, incredibilmente cazzuto. E ovviamente ringraziamo anche quelle due anime pie che mi hanno aiutato a mettere insieme tutti i pezzi, perché da sola non ce l'avrei mai fatta, quindi grazie. Nell'ultimo video avevamo lanciato una specie di sondaggio su Telegram per capire un attimino come comportarci, che cosa combinare una volta appunto che Megatron fosse stato assemblato. Da questo sondaggio ho capito che vorreste ma tanto 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 che iniziassimo una nuova avventura sulla mappa di Crystal Isles. E io sinceramente chi sono per dire di no a questa richiesta? Quindi, signori e signori, lui è Gino, il fratello gemello di Gina, semplicemente perché li ho fatti praticamente uguali identici, avevo caricato un preset del personaggio. Semplicemente ho fatto Gina versione maschile. Siamo delle brutte, brutte, pessime persone. Qui non so perché mi segna già una parte della mappa come se l'avessi esplorata, ma non è vero, penso che abbia semplicemente memorizzato tutti i 1000 tentativi che ho fatto di accedere a questa mappa con il vecchio computer, ma vabbè, non importa, me la segna già come già esplorata, ma in realtà no, ma assolutamente no, purtroppo. La seconda opzione più votata nel sondaggio era quella di iniziare Ark Aberration, qualora non fossimo riusciti a recuperare Gina. Ma sorpresa delle sorprese, ragazzuoli. Gina è viva e sta bene ragazzi! Non so perché sul vecchio computer fino all'ultimo continuava a dirmi che i file di salvataggio erano corrotti, non me li faceva aprire, non potevo farci niente. Pensavo di averla perduta forever, per sempre. E invece, una volta messi i file di salvataggio di Aberration su Megatron, niente, è stata pura gioia, si è avviato così, senza dirmi niente, senza problemi, fantastico, quindi Gina è viva e a breve torneremo a continuare le nostre avventure su Aberration. Ora però bando alle ciance, ciancio alle bande, partiamo su questa nuova mappa che non vedo l'ora di esplorare in compagnia del nostro Gino. Ah, oh, buongiorno Gino, ma da quanto tempo che manchiamo su Ark, mamma mia che nostalgia. E ovviamente ripartiamo da zero così tanto per renderla facile. Solita grattatina al braccio, perfetto. Ma ciao, cioè, no, 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 ma aspetta, no, ma non vale, ma non vale, no, ma che inizio di merda, dai! Sì, vabbè, ma non è giusto! Ma perché? Neanche 5 secondi! Si era appena svegliato, Gino ed è morto! No, tizio, non iniziamo per niente bene! Ma per niente, cioè, vabbè, che vergogna! Ma sarà il caso che abbasso un po' il livello di difficoltà, perché mi sembra un inizio un po' balordo, ecco. Va bene, ci riproviamo. Sì, rinasci in una zona casuale, sempre lì, a nord-ovest. Ti prego, dimmi che non siamo di nuovo vicini alle tigri di prima. Ok. La vedo aquile. Ok, lì c'è un 2D Kurus, va bene. Ok, perfetto, siamo sulla nuova mappa. Oh, che bello, da quant'è che volevo giocare su questa mappa? Finalmente ora con il nostro fantastico Megatron, il nuovo computer che mi sono creata, riusciamo a poter giocare su questa mappa che non vedevo l'ora. Ok, allora, come abbiamo detto, questo episodio alla fine sarà una specie di roulette russa all'inizio, perché vorrei girare un pochino e così non ho fatto niente, solo perché sono morto e rinato abbiamo accresciuto la nostra esperienza. Va bene, grazie, perfetto. Dicevo, a sto giro vorrei principalmente iniziare morendo costantemente, cioè vorrei farmi un giro di tutta la varia mappa, quindi respawnando, ah aspetta, respawnando in zone tutte diverse, così ci rendiamo un attimino conto di questa meravigliosa mappa com'è e soprattutto decidiamo anche dove iniziare a farci una base, così ce ne facciamo una bellina da subito e ciccia, pace fatta così. Caro il mio Gino, sei piccolino, piccolino come tua sorella Gina, come la tua gemella. Come sono carini. Cosa c'hai? Stai congelando? Ah, c'è un'aquila! Via, via, no, non moriamo subito. Aspetta, vorrevo esplorare questa meravigliosa mappa. Allora, raccogliamo due baccucce. Ma che bellini questi fiorellini, ma che bellini. Ah, ci sono i funghi come su Aberration. Ma ci sono anche da altre parti. Cioè, non mi ricordo, tipo su Ragnarok ci sono, mi sa di no. Ora sono molto confusa in questo momento, abbiate pazienza, nei prossimi giorni probabilmente, spero, mi torneranno in mente le cose. Sì,
Sì, lo so, Gino, c'hai freddo, abbi pazienza. E fa cacca, ovviamente. Ci stiamo letteralmente cagando addosso dal freddo. Io dove cacchio passo però? Vorrei scendere, volevo fare un giretto io qua. Abbiamo i cristalloni verdi, oh. Wow, che meraviglia, posso farci qualcosa? Posso prenderli? No, non posso neanche prenderli a pugno, ok, che tristezza. Ok, sì, è tutto molto bellissimo, però io vorrei scendere da qua, cioè siamo in cima a una montagnotta, montagnotta, una montagnetta, una collina, non lo so, e non c'è via d'uscita? Aspetta, aspetta, è qua che c'erano le tigri? Oddio. Oddio, boh. Non riesco a capire se c'è roba che si muove, no. Spero di no. Confido nel fatto che no. Wow, ma che alberi giganteschi! Ma sono stupendi! Ci si potrà costruire una base, c'è l'aquila! Ok, siamo nella zona di prima, sono tornata indietro praticamente, sto girando in tondo. Ma tipo se mi suicido così spawno da un'altra parte dove si vede qualcosa di più interessante? No? Quanto mi mancavi, Ark? Quanto mi mancavi? No vabbè, ma che inizio del cacchio però, ma porca miseria! Cioè, ma davvero siamo stati sbranati da due tigri appena svegli? Cioè, non mi è mai successa questa cosa. Che tristezza, troppe foglie. Ok, forse se procediamo per di qua prima o poi dovremmo riuscire a scendere. Sì, lo so, tu c'hai fame, aspetta, facciamo che... Ci riusciamo a procurare un po' di cibo che non sia per forza, che non siano le bacche? Probabilmente no. Non ci sono neanche dodo qua. Sì, lo so, c'hai freddo, c'hai fame, per l'amor del cielo però. Allora, questo era rinvigorente, ok. Ci abbassava qualcosa però forse. Cosa ci abbassa? L'acqua? Abbiamo già tanta sete. Cos'è che ci dà acqua? Questo ci dà un po' d'acqua, sembra rinfrescante, ok. Però mi sembra che questo ci desse fame, quindi dobbiamo compensare. Ok, ci sta anche guarendo questo funghetto, perfetto. Bene, i funghi ci sono molto utili. Occhio a non mangiarci i narcofunghi, che non mi ricordo come si chiamano, però quelli che ci fanno addormentare. Ok, abbiamo qualche piccolo problema. C'è Ginetto che sta... Cioè, non lo so, è sollevato da terra di mezzo metro? Cioè, sto camminando per aria? Ma perché stiamo camminando per aria? Ma non ha senso! No, no, aspetta, fa vedere. Cioè, siamo per aria! Guarda che siamo per... Ma perché? Cioè, ma perché questa mappa c'ha questi problemi? Cioè, Ark, dai, perché? Siamo appena tornati nel gioco dopo tanto tempo. Ah, ok, siamo di nuovo coi piedi per terra. Perfetto, Ginetto. Di nuovo coi piedi per terra, ora andrà tutto bene, vedrai. Allora, questo non vorrei dire, ma mi sembra un ottimo punto dal quale poterci suicidare. Così vediamo altre zone della mappa che non siano alberi e soprattutto vediamo qualche creatura. Non c'è niente qua. Addio mondo crudele! No. Sì. Temevo di non morire da così poca altezza, invece. Scusa, Gino, porta pazienza. Ok, proviamo qui. Però nord, secondo me siamo sempre in mezzo alla foresta. Andiamo a sud. Andiamo a sud, che era una zona che appunto stavo già esplorando quando cercavo di far partire il gioco sull'altro computer, ma mi crashava costantemente, quindi c'è un po' di parte della mappa esplorata, ma in realtà non ci ho visto una mazza, io ho visto gioco. E no, rinasci che crea un nuovo personaggio. Ok, andiamo a sud-est, vediamo che succede. Dimmi che non siamo di nuovo circondati da tigri. No, ok. Ok. Ok, la mappa secondo me non ha ancora finito di caricarsi, tipo di installarsi, perché le cose mi stanno comparendo a rate. No, aspetta, aspetta, no, no, diamogli qualche secondo, diamogli un attimo qualche secondo per cortesia prima di ammirare il paesaggio. Ok, questa zona decisamente è molto interessante. Ma guarda che bei colori, ma è stupendo! Ok, io ho già deciso che casetta la faccio qua. Cioè, praticamente non mi serve esplorare altro, penso. No, vabbè, stavo scherzando, dai, qualcos'altro ce lo guardiamo, però sinceramente, sinceramente, no, dai, guarda che bello, tutto autunnale, oddio, la mia stagione preferita, l'adoro. No, ma guarda che meraviglia! No, i funghi giganti di Aberration con questi colori poi qua. No, vabbè, quanto mi piace sta mappa. La sto già adorando. Oh, troppa erbaccia però qua, ragazzi! Vorrei vedere bestie. Non c'è niente, ma non ci sono creature.
Non c'è una mazza di nulla, di niente. Forme di vita, forme di vita. Forme di vita, finalmente. Alla buon'ora, ragazzuoli, eh. Guarda, abbiamo un tapi. Oh, bellissimo, peraltro, guarda. Vabbè, ma mai che lo posso catturare adesso, ovviamente. Anche perché adesso siamo in esplorazione. Quindi niente, esploriamo e stop. Ciao, iguanodonte. Ma ciao. Dai, si vedono bene. Dai, cosa? No, 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 no. No, dai, dai, le maledette mosche. No, dai, ti prego. Aspetta. Guarda, me ne sto andando. Me ne sto andando, ve lo giuro. No, mi stanno ancora seguendo. No, siamo già stanchi noi. Vabbè, però, che sfiga immane. No, le sento. Stanno arrivando. Cerchiamo di inoltrarci nella vegetazione. Ma no, arrivano. No, stanno arrivando. No, maledette, vi prendo a pugno. No. Sei incantata, sta girando sopra il mio cadavere. Mi ha mangiato la testa. Che scena orrenda, mi ha mangiato la testa. Oddio, che brutto. Vabbè, dai, i colori della zona sud-est li abbiamo visti. Andiamo tristemente oltre. Maledette mosche, maledette. Mosche, zanzare, formiche volanti. Non mi ricordo mai che bestie sono. Ah? C'è roba che si muove lì dietro? Che cos'è? Cos'è? Oddio. Sta venendo per di qua. Che cos'è? Aiuto. No, dai. Cos'è? Ah, no, ok. E dico, ci sono... No! Ma ci siete anche voi! Non lo sapevo! Piccoli, ma come siete bellini, gerbo, amori! No, ne prenderemo miliardi. Miliardi di milioni di miliardi. Canguri! Si è popolato all'improvviso, così, a mia insaputa. Alle mie spalle. Ma ciao! Oh, ci sono... Ma ci sono... Su quest'isola ci sono le bestie di qualsiasi mappa, tipo. No, vabbè, guarda il casino. Guarda quanta gente c'è qua. Fai tu. Fa un po' tu. Ah, sì. Calmino. No, vabbè, che belli. Adoro questi colori. Stupendo. No, vabbè, se ci fosse una fonte d'acqua, anche questa zona per farci la casetta, non sarebbe male. Cioè, insomma, è pieno di erbivori. Ci sono le piante... Piante Z? Non voglio dire una fesseria, mi sembra la pianta Z di Aberration. Ragazzi, non mi ricordo più una mazza. Mi compare il nome della pianta? No, non compare. Comunque mi sembra sia una pianta Z. Cioè, ma c'è qualsiasi cosa di qualsiasi altra mappa su sta mappa. Ok, non so ancora se la cosa mi piace o se mi sembra un grande minestrone inutile. La vedo gente che scappa. Da cosa scappi? No, dai. Ah, la fonte d'acqua ce l'abbiamo. C'è la palude. Ottimo. Che bello. Come siamo contenti di avere la palude proprio qui. Siamo in mezzo allo schifo. Siamo in mezzo allo schifo. Vai sotto. Non farmi vedere il verdognolo che sta a galla. Ok, allora, per ora le acque sono tranquille, ma penso semplicemente perché non ha ancora finito il gioco di caricare correttamente tutta la mappa. Perché le bestie vedo che stanno ancora comparendo all'improvviso. Vabbè, ci vorrà un pochino, probabilmente. Per ora non c'è nulla. Ok, ma io non mi fido e secondo me non rimarrà così tranquillo tanto a lungo. Quindi appena trovo il modo di arrivare a riva, io volentieri uscirei dall'acqua, grazie. Riusciamo a tornare sulla terraferma? Sì, perfetto, ok. Bellina, mi piace sta zona, mi piace. È che temo la palude così vicino. Cioè, secondo me sulla palude tra poco compariranno bestie brutte. Nella palude. No, però i colori sono stupendi. Ma guarda che meraviglia. Ma queste le posso raccogliere? No, mi sa di no. Me le farà raccogliere. Sì, me le farà raccogliere. Ok. Vabbè, tanto mi dà sempre la stessa roba. Cioè, io ogni volta raccolgo piante dicendo wow, che figa la pianta. E tanto il risultato non è che cambia. Sempre bacche mi dà, voglio dire. Bacche e fibra. Da qualsiasi pianta. Potrebbero metterle un po' più di piante. Raptor che danno cose specifiche. Raptor. Ho visto un raptor. È lì. Guardalo.
No, no, dai, no, no, subito dal raptor, no, aspetta, fammi vedere. Riesco a salire, davvero? Wow. Ok, aspetta, aspetta, aspetta. E vabbè, guarda Ginetto come atletico, guarda dove siamo saliti. Ok, sta zona mi piace tanto, è molto carina. Poi c'è pieno di questi licheni rossastri sulle rocce, che... No, vabbè, è una figata, è molto carino, mi piace molto, è molto suggestivo. Quel raptor laggiù invece è molto poco suggestivo. Molto, molto poco suggestivo. Ah, adesso dovremmo anche iniziare a sbloccarci poi qualcosina, perché comunque adesso ci esploriamo appunto un po' le zone, ma poi voglio mettere subito su casetta, perché dobbiamo iniziare a conquistare, catturare e fare qualsiasi cosa su questa mappa, provare qualsiasi cosa, esplorarla tutta, tutta, tutta. Lo sapete che a me piace un botto esplorare le mappe, non vedo l'ora infatti anche di continuare su Aberration con la nostra Gina, che mi manca tanto tanto, e anche Jack, perché no, perché anche Ragnarok non è che ce lo siamo esplorato poi un granché. Ok, il raptor si è allontanato, direi che possiamo continuare la nostra esplorazione. Io ho molta paura, ma sono altrettanto curiosa di andare in mezzo a questa foresta paludosa. È molto inquietante, cioè è molto bello vedere tutte le foglie rosse, ma allo stesso tempo sembra tipo che stiano grondando sangue gli alberi. Quindi è molto inquietante come cosa, molto. Cioè persino le rocce sanguinano, porca miseria. Non mi sembra una bella zona, secondo me questa è zona pericolosa. Vedo uno spino. Vedo uno spino. Ok, vabbè, facciamo che andiamo per di là. Per di qua mi piace di più. Sono ossa? No, sono legnetti che non posso raccogliere, dannazione. Mi devo di nuovo spaccare le nocche per raccogliere legna. È bello, traumatico e non lo so, divertente, ma allo stesso tempo preoccupante riniziare arc da capo ogni volta. Che devi stare attento anche che un dinosauro non ti sputi in faccia, perché comunque muori quando sei proprio all'inizio. Ma perché c'è del vapore là? Ma è tipo una zona... No, non è una zona vulcanica, è una palude. Oppalala. Guarda, ma tutto è rossastro. È tutta rossastra sta zona. Ok, ok, mi devo informare. Io sinceramente su sta mappa, con il fatto che con il vecchio computer non potevo giocarci, non ho voluto guardare gameplay di nessun tipo, non vi avevo visti, mi avete fatto venire un infarto. Beh, ecco, cagano, sono compenetrati male, sono bloccatissimi. No, mi avete fatto venire un infarto, un gallinimus, ok. Dicevo, col fatto che io non ho potuto giocare su questa mappa, col vecchio computer, mi ero un pochino impettita e arrabbiata di questa cosa. Quindi avevo deciso di non leggere niente, di non guardare nessun gameplay, perché tanto mi avrebbero solo fatto rosicare, perché io non potevo giocarci. E quindi ho deciso di non guardare praticamente niente. Quindi dico la verità, sono un pochino una new entry della mappa, cioè ho bisogno di informarmi, devo cercare qualche informazione in più su questa mappa per capire bene poi come muoverci. Comunque dicevamo, sto vapore da dove ne arriva? Ma guarda! No, ma questo non è tipo muschio lì, che è come se fosse infetto l'albero. È strano, sì, mi devo informare, ma secondo me è una specie di infezione. O è bruciato, non capisco. Non può essere bruciacchiato. Dai, non è bruciacchiato, è rosso vivo. No, dai, se questo è l'effetto sbruciacchiato, non mi piace per niente. Spero sia qualcos'altro. Tipo una malattia. Ciao, pecorella. Perché c'è tutto sto vapore? No, allora, lì c'è l'effetto proprio caldo. C'è un fuoco. Oddio, c'è lava. C'è lava come lava. Oh, bellino, bellini. Ciao. Ah, ma siete quelli di prima? No. No, non siete quelli di prima, ma... Perché questi piccolini si stanno tutti incasinando in questo modo? Ciao. Ciao, bellissima. Ciao, ma come sei pucciosa. Sì, è tutta roba di livello alto. Dannazione, mi sa che dovrò un attimino ridimensionare il livello. Vediamo, vediamo come va, dai. Vediamo come va. Se recupero bene non serve, forse. Allora, intanto questo è metallo. Perfetto, schifo non ci fa. Lì io vedo fuoco e lava. Direi che non ci avviciniamo. Cioè, ma così passa dalla palude alla lava? Ok. Cosa c'è lì? Ah, un canguro. Ok. Al canguro non sembra che gli faccia niente. Ma tipo l'acqua è bollente. Se io mi butto muoio? No. Non sembra. È anche bassa. Ok. Finché stiamo in questa zona non sembra farci male nulla. Ciao canguro, ti vuoi buttare nella lava? Non è una buona idea. Cioè, io lo sconsiglio. Poi vedi tu. Ma siamo vicino alla lava? No, ma scusa, ma ti sembra il caso con tutto lo spazio che c'è, porca puzzola? Ok, dicevamo,
Ma con, cioè, c'è la lava qua, io non ho caldo? Cioè, Ginetto non ha caldo? Va bene, ok. Ah, no, la smetti! Ma la smetti, ma porca miseria, ma perché? Ok, vediamo di andare per di qua, anche se temo che di qua ci fosse lo spino, vero? Sento versi? Ah, è questo! Mio Dio, che verso brutto che hai fatto! Aiuto l'infarto! Che bestie sono? No, mi sembra... Ah, cos'è? Ma basta fare sti versi! Dio, ti odio! Ah, dannazione! Senti che versi che fa! Ma dai, sembra un alien! Ma ti prego, smettila! È inquietantissimo! We'll be right back.